Hai vinto ancora, piccola. Credo sia ora di tornare al lavoro. Papà, il dottore ha detto che devi restare finché non saranno sicuri che il veleno di Apocalypse sia... Oh! Chi ha preso i miei occhiali da sole? Ehi, giganta! Sta ferma! Non vedi che ce l'hai sulla testa? Oh! Crisi scongiurata. Ragazza, dovresti imparare a controllare la rabbia. Non ho alcun problema di rabbia! Ehi, guai a chi tocca! Il nostro amico! Thunder, Lightning, mettiamo al tappeto questa ragazzona! Diamole quello che si merita! Ehi, smettetela o altrimenti... Ho bisogno di aiuto! Codice rosso, codice rosso! I pazienti! Serve l'elettricità, subito! Guardi cosa ha fatto! È colpa sua. Batgirl, aiuto! Ho esaurito la mia energia nel combattimento contro Giganta e ora non posso ricaricarmi. Non preoccuparti, ci penseremo noi. Non possiamo pensarci noi. Se non riattiviamo la corrente, Metropolis piomberà nel caos. Possiamo aiutare i cittadini, ma l'elettricità non è compito nostro. So io chi può farlo. Venite al rifugio! Al caldo! Qui dentro! Lightning, devi aiutarmi. Come faccio senza Thunder? Mi servi solo tu. Andiamo! Non ce la faccio! Non ce... Sì che puoi. Papà diceva sempre che possiamo fare tutto. Quando lo facciamo insieme! Uno, due, tre! Tre! Sì! Per aver riattivato l'energia elettrica a Metropolis. Woohoo! Sì! Woohoo! Sì! Sì! Mi chiedo come ci si senta ad avere una sorella. Dovresti saperlo. Perché tu hai noi. Sì. Non così forte! Oh, scusa. Ops. Pow! E vai col picnic. Adoro fare i picnic. Non c'è niente di meglio che mangiare in mezzo alla natura. Amico, non sei un bravo serpente. Un serpente? Dobbiamo salvare queste persone. Al lavoro, supereroi. Ah, un orso! Aiutatemi! Tenersi alla larga da questa creatura. Oh, supereroi che mutano di forma. Che cos'altro si inventeranno? Le persone che erano nel parco sono al sicuro. Ma da dove arrivano questi animali? Dallo zoo, ovviamente. Lion Mane! Ora aiuteremo Metropolis a entrare in contatto con il suo lato selvaggio. Perché non assecondi i tuoi istinti e ti unisci a me, Beast Boy? No, non voglio...
Non ti azzardare a toccare i miei amici o acconcerò la tua criniera a forza di pugni. No, ti prego, non avevo cattive intenzioni. Non è affatto sicuro lasciare che tutti quegli animali feroci girino liberi per la città. E vai, giochiamo al gatto e al pipistrello. Questo lo farà dormire finché l'unità crimini speciali non arriverà a prenderlo. Sì, ottimo eroismo! E ora riportiamo tutti questi animali allo zoo. Venite con noi, amici animali. Ops. Accidenti. Vuoi sentire un indovinello? Cosa ottieni se un elefante si siede su un recinto? Un recinto nuovo! Starfire, raggiungi l'elefante e broccalo! Io lo affianco e tu entri in azione, Beast Boy! Ferma dove sei, bestiolina adorabilmente rugosa! Ciao, amico! Sei pronto a seguire il tuo capo? Lascia aperto! Eccoci qui, tesoro. Direi che non era niente male per... Sono una volontaria di questo zoo. Mi chiamo Mary McCabe. Ora non c'è tempo per le chiacchiere. Abbiamo un mucchio di animali selvatici da riportare nelle gabbie. Voglio aiutarvi! Forza, vieni qui, bel micione! Adesso! Grazie per aver salvato la mia ciccia. Te l'ho detto che funzionava. Te la sei meritata, amico. Ok, te ne do un'altra. No, 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 no. Non devi dare da mangiare agli animali. Cattivone! Lontano da lei! Ti siamo davvero molto riconoscenti. Già, hai proprio un mucchio di abilità, secondo me. Sono solo brava con gli animali. Abbiamo già chiamato l'unità crimini speciali. Presto arriveranno a prendere Lion Mane. Oh, non c'è fretta. Ragazzi, oggi controllerò il vostro compito sui veicoli. Il mio carro armato può essere telecomandato. Ha un sistema di difesa integrato e cingoli migliorati. Bravissimo, Cyborg. Molto bene, ragazze. Il jet invisibile. Straordinario. Assomiglia a una bici, ma a tre ruote, perché... Big Barda, il vostro compito era costruire un veicolo che avesse un motore. Ma preferisco la velocità del triciclo, perché non... ho mai imparato a guidare. Ma fino ad oggi sei vissuta tra le rocce! Tra le rocce? Non direi. Ad Apocalypse soltanto i VIP si possono permettere una roccia intera. Ti insegniamo noi a guidare. Mi piacerebbe. Ho sempre voluto provare il carro armato, ma era la Sheena, la pilota ufficiale delle furie femminili. No, no, fermati! Nessuno guiderà la mia sai bestia! Soprattutto tu! Con la scuola guida di Harley Quinn recupererai a tutta velocità! Va bene, più veloce! Accelera, bella! Schiaccia quel pedale! L'altro pedale! Prima lezione, vacci piano con i freni! Scusami, credo di non essere molto portata per il quad. Seconda lezione, mettere sempre il freno prima...
di uscire dal veicolo! Sarà anche piccolo, ma il baciclo può portarti ovunque. Salta su. Credo che l'equilibrio non sia il mio forte. Ora usa l'indicatore. Poi dirigi il jet a sinistra. A che serve guidare se puoi camminare? Beast Boy, ti ho detto che il carro armato non deve essere toccato. Ha impostato la modalità di istruzione e adesso non si può annullare a distanza. Attenzione, gente! Ehi, perché non te la prendi con qualcuno della tua taglia? Ok, guardo chi mi sta intorno. Wow, bravissima! Puoi farcela! Uso l'indicatore. E piano con i freni. Brava! Così bravissima! Si guida! Grazie. Forse dovevo solo trovare la taglia giusta per me. Quindi, cosa ne pensi, Cyborg? No, non esiste. Non ti darò mai il mio carro armato. Ma possiamo costruire il tuo? Sì! Ehi, superpilota! Hai dimenticato di inserire il freno! La scuola superiore per supereroi è lieta di annunciarvi l'eroe del mese. Beast Boy! Cosa? Sono io l'eroe del mese? Ah, sì, grandioso! Beast Boy è un compagno straordinario. E vai! Battilotto! Quando non fai il monello in giro è un ottimo amico. Oh, non posso credere che nessuno ricordi che oggi è il mio compimese. Ho sentito bene, qualcuno ha detto compimese? L'hai ricordato! Potrebbe sembrare tenero e coccolone, ma a volte sa anche essere una bestia ferocissima! Perché non te la prendi con qualcuno della tua specie? Come festeggerai la nomina eroe del mese? Voglio solo rilassarmi, i sabati sono fatti per riposare. Beast Boy, l'eroe del mese.